A Roma da un po' di tempo circolano le biciclette prese a noleggio che però finiscono a volte nel Tevere o si ritrovano semidistrutte negli angoli delle strade. Sono dotate di un geolocalizzatore, possono essere lasciate ovunque. È un servizio che piace molto ai cittadini, però anche che registra episodi di vandalismo. Vediamo con Matteo Parlato, poi una breve pausa e l'appuntamento con il TG Liss. Puniti per la loro vanità, gli autori del lancio della bicicletta nel Tevere si sono incontrati in Campidoglio con il gestore del servizio di noleggio. Cosa vi hanno detto i ragazzi? Ragazzi si sono scusati e ovviamente si sono impegnati a ripagare il danno. Tutti i clienti si comportano così? No, fortunatamente no, abbiamo oltre 250.000 utenti adesso in Italia e la maggior parte si comportano perfettamente, anzi riceviamo quotidianamente decine e decine di segnalazioni di bici parcheggiate male o di atti impropri, quindi assolutamente no. Ed effettivamente in città di bici vandalizzate se ne vedono, eppure rubarle intere o a pezzi, oltre ad essere un reato, è assolutamente inutile. Perché le bici sono pezzi unici, hanno tutta la struttura a pezzi unici, quindi una sella non è poi più riutilizzabile, nessun valore commerciale. Andiamo a provarle queste biciclette. Innanzitutto, come al solito, bisogna scaricarsi l'applicazione. Poi, una volta arrivati qui, si unisce il telefono, si accoppia il telefono con la bicicletta. Ecco fatto, e ora si dovrebbe sganciare il lucchetto della bicicletta. Sganciato, a questo punto possiamo partire. Opla. Beh, che dire, certamente queste biciclette non sono agili come gazelle, del resto, come ci hanno spiegato, sono state pensate, disegnate proprio per l'ultimo miglio, ovvero per distanze troppo lunghe per essere coperte a piedi e troppo corte per richiedere l'uso dell'automobile.